Grazie Chiara. Prego. Buonasera a tutti, saluto le autorità civili e sanitarie che sono presenti, tutte le colleghe e i colleghi. È sempre un piacere essere qui a Venezia. Innanzitutto per dire grazie a Giovanni. Il vostro presidente è un presidente, come dire, dinamico, ma è anche il mio vicepresidente. Devo dire che fa un lavoro straordinario, non soltanto qui a Venezia, ma lo fa anche a Roma, e di questo lo vorrei tanto ringraziare, ecco, davanti a tutti. E poi volevo fare gli auguri a Nicolini e a Giovanni perché sono stati rieletti e quindi credo che si meritino un applauso, no? Insieme al Consiglio Direttivo e alla CAO che guideranno i prossimi 4 anni. Mi ha molto emozionato rivedere il filmato del 2 giugno del 2022. E quella circostanza, come dire, a parte l'emozione di essere lì presenti e di sentire anche il calore veramente molto, molto forte da parte di tutti i cittadini che assiepavano le strade, i fori imperiali, insomma, lì dove abbiamo sfilato, ma soprattutto per il senso di gratitudine nei confronti del Presidente della Repubblica, del Ministro della Difesa, che in quella circostanza, devo dire, hanno avuto una sensibilità particolare. Era un modo per ringraziare i colleghi per il lavoro svolto durante la pandemia. Però quella circostanza, lo dico sempre, ecco, lì il Presidente della Repubblica ha chiamato i professionisti, non ha chiamato le istituzioni, cioè non ha chiamato il direttore sanitario, il direttore generale di un'ASL. Questo perché? Perché ha voluto sottolineare l'importanza che le competenze hanno nella professione e nella difesa o nella tutela della salute dei cittadini. Sono le competenze. Questo è un messaggio che vorrei dare molto ai giovani, in maniera particolare ai giovani. Durante il Covid è venuto fuori in maniera fortissima questa cosa, perché era una malattia che non conosceva nessuno, eppure è stata la capacità, no, dei professionisti della salute di mettersi in gioco, di studiare, di gestire una malattia difficile. Non sono servite tante le apparecchiature quanto le capacità delle persone di poter utilizzare quello che avevano, ma soprattutto di studiare e di trovare la soluzione. Noi abbiamo vissuto un momento veramente drammatico, perché, ecco, molti di noi perdevano la vita. Il primo medico a perdere la vita è stato un collega nostro, un presidente di ordine, è stato Roberto Stella, Presidente dell'Ordine Medici di Varese. Ci lasciavano circa 30-40 medici ogni mese. Dal 1 gennaio del 2021, da quando abbiamo fatto invece il vaccino, la mortalità pian piano si è azzerata. Siamo arrivati ad aprile e la mortalità tra i medici era praticamente quasi zero. E questo lo potete riscontrare voi direttamente perché sul sito della FNUNCEO, non sul sito della Federazione, sono ancora lì il memoriale, tutti i nomi di tutti i 380 colleghi che hanno perso la vita con le date di quando sono scomparsi. E vi renderete conto di quanto importante sia stato il vaccino, di quanto importante sia stata la classe medica che ha testimoniato, validato sulla propria pelle quel vaccino che ci ha tirato fuori dalla pandemia. E allora voglio dire ai ragazzi, e credo, come dire, che anche quelli che hanno raggiunto oggi questo straordinario traguardo ai 50 anni vorranno sottolineare come quanto importante sia lo studio, le competenze per fare il medico. E se questo è vero, guardate, perché ci dà tanta autorevolezza, noi vivremo in un momento
momento veramente speciale viviamo, no? In questo secolo che gli americani dicono secolo d'oro, vorrei salutare anche il segretario dell'Ordine della Federazione, il presidente Roberto Monaco che ci ha raggiunti stasera. Insomma, siamo uniti, come vedete, questo piccolo gruppo dirigente. Dicevo, noi viviamo un secolo straordinario. Voi avrete in mano dei farmaci, degli strumenti che potranno risolvere e dare speranza a tanta gente, potranno risolvere tante malattie e dare speranza a tanta gente. Sono, come dire, sono il frutto delle ricerche, eccetera. Però quello di cui oggi noi abbiamo bisogno è quest'altra parte della nostra professione. La professione si basa su due pilastri importanti, da una parte la scienza e dall'altra parte la comunicazione, cioè la capacità di parlare con i cittadini. Questa parte oggi è molto sacrificata nella professione, perché i carichi di lavoro siamo pochi, come dire, non c'è il tempo di parlare con la gente, non c'è il tempo di parlare con il nostro paziente. E questo, come dire, compromette quella parte più nobile della nostra professione, perché, guardate, ha un risvolto etico, ma anche un risvolto democratico, perché solo attraverso il colloquio, attraverso questo incontro con la persona, al di là del disagio che viene di vivere fuori, c'è la possibilità per il cittadino di decidere sulla sua salute. È un suo diritto, il diritto all'autodeterminazione sulla propria salute. Soltanto un medico che spiega che cos'è quella malattia, che impatto avrà sulla sua salute, quali sono i percorsi da affrontare, no, per affrontare questa malattia. Solo attraverso questi lui potrà decidere. E il diritto, come sapete, non è comprimibile. E noi siamo un pezzo di quella Costituzione che rende possibile quei diritti che oggi fondano la nostra Repubblica. Insomma, la professione come strumento di una democrazia del bene. Finisco dicendo soltanto questo. L'altro video che avete visto è un lavoro straordinario. Noi ci siamo resi conto che oggi, se non avessimo il Servizio Sanitario Nazionale, saremmo un paese più povero. Perché il Servizio Sanitario Nazionale non è solo importante perché garantisce la salute, no, ma perché fa crescere il paese, lo fa progredire, determina stabilità sociale, produce occupazione, produce ricchezza. È uno strumento essenziale per garantire ai cittadini quelle cure. Pensate alle CAR-T, no, che vengono oggi, iniziano a essere usate per la cura delle leucemie, delle malattie del sangue. Costano circa 250-300 mila euro all'anno. Se non avessimo questo Servizio Sanitario Nazionale, quanta gente se lo potrebbe permettere? Pensate ai vaccini contro i tumori, pensate agli anticorpi monoclonali che oggi usiamo per tante malattie per i bambini, pensate alle terapie one shot che usiamo per combattere malattie genetiche. Se non avessimo questo Servizio Sanitario Nazionale non ce lo potremmo permettere. E allora penso oggi, ancora una volta, di fare un forte richiamo anche a chi rappresenta, a chi governa, no? Oggi questo Servizio Sanitario Nazionale ha bisogno di essere sostenuto non soltanto da un punto di vista strutturale e infrastrutturale, ma ha bisogno di essere sostenuto principalmente attraverso i suoi professionisti. Molti colleghi abbandonano oggi il Servizio Sanitario Nazionale. È un dramma. È possibile rendere più attrattivo questo sistema? Io penso di sì. È tempo di farlo. È tempo di investire sui professionisti. È tempo di adeguare gli stipendi alla media europea, ma anche di garantire maggior autonomia professionale. Perché uno fa il medico non soltanto per guadagnare, ma anche per avere la soddisfazione di poter utilizzare tutti gli strumenti che ha a sua disposizione per curare la gente.
Insomma, questo è un lavoro straordinario. Dico grazie a chi ha lavorato per 50 anni e che oggi testimonia la vita di questo Servizio Sanità Nazionale, che è l'orgoglio dell'Italia, l'orgoglio degli italiani. Non andare davanti quando si ha bisogno della salute con la carta di credito, ma soltanto con il fatto di essere una persona. Auguri. Grazie Presidente. Vi sottolineo due parole del Presidente Anelli: competenze, soprattutto ai ragazzi abbiamo detto, e comunicazione, perché adesso c'è anche una legge che dice che la relazione è tempo di cura e quindi ne serve tanta. Grazie Presidente. Noi procediamo con un'altra parola che è amici, Giovanni, perché grazie a questi due presidenti negli ultimi anni abbiamo stretto come ordine tantissime sinergie e collaborazioni con tutte le istituzioni più importanti del territorio, non ci vergogniamo a dirlo, è proprio così. E innanzitutto molti di questi amici sono qui con noi oggi, qualcuno non è potuto venire, vi leggo un saluto che ha mandato Manuela Lanzarin, che è l'assessore regionale alla sanità, che ci ha scritto: affido a questa lettera il mio saluto e il mio ringraziamento a tutti i medici e a tutti gli odontoiatri per la dedizione, la professionalità e per quanto fatto al servizio dei pazienti. Quindi il saluto dell'assessore Lanzarin. E vorrei cominciare, insomma, a chiamare sul palco, sì, la dottoressa Francesca Scatto, presidente della sesta commissione e consigliere della Regione Veneto, che mi permetto di chiamare amica perché ormai è qualche volta che la vediamo. Sì, è un onore essere chiamata amica da voi ed è un onore essere qui, come lo è ogni volta che Giovanni mi fa intervenire in questa platea di medici, giovani e non più giovani, ma comunque di persone che hanno dato e che daranno un esempio con la loro vita di che cosa vuol dire essere al servizio. Ho colto veramente con grande soddisfazione le parole del Presidente Anelli, perché sono quelle che da tempo non sentivo e che da tempo avrei voluto tanto sentire, perché diamo per scontate tante cose. Siamo abituati, vorrei dire, anche abbastanza bene con un Servizio Sanitario Nazionale che ci permette comunque di curarci, molte volte lo dimentichiamo. Però devo dire, mi soffermo molto oggi sulla parola persona, perché persona non è soltanto il paziente, persona è anche il medico, e quindi deve esserci un rapporto di stima reciproco assolutamente. E siamo arrivati invece oggi al punto da dover invocare l'intervento del legislatore per difendere i medici, che sono spesso oggetto di violenza. E queste sono parole che non avrei voluto dire, però questa è la realtà. E mi faccio però una domanda: come mai siamo arrivati a questo? Perché succede questo? Perché le persone che ci curano, che dedicano la loro giornata a noi, devono essere oggetto di violenza? Siamo forse un po' tutti, abbiamo preso una brutta strada, ma proprio la parola tempo. Il tempo della comunicazione c'è stato per qualche motivo sottratto. E quando non si comunica non si sa che cosa pensa l'altro. Ed immagino nella professione medica che cosa possa voler dire non avere il tempo di parlare, vuol dire non mettersi nei panni del paziente. E quindi non c'è più quella compassione, quel patire insieme che caratterizza questa importante e fondamentale professione. Però io credo che possiamo migliorare, perché quello che per voi medici è il rapporto con i pazienti, per noi politici lo è con i cittadini. E la parola chiave, ne sono sempre più convinta, e il mio lavoro è incentrato soprattutto su questo, è prendersi cura. Prendersi cura in tutti i sensi della persona che abbiamo davanti sempre. Io
veramente non so come esprimere la stima, la gratitudine nei confronti del lavoro, non me ne voglia nessuno, più importante del mondo. Grazie a tutti. Grazie con noi. Beh, di parole ne ha dette già tante lei, persona, prendersi cura, quindi. Allora, l'avvocato Scatto, che è presidente della sesta commissione per quanto riguarda anche l'istruzione, la formazione, il lavoro e tutte le politiche, diciamo, inerenti, è una politica che ha una rara sensibilità e è venuta sistematicamente ai nostri eventi, ha avuto sempre le parole di grande conforto, ci ha fatto sentire vicino alla regione Veneto, che è la nostra regione, e quindi abbiamo dedicato una targa di riconoscimento, particolarmente perché la sensibilità che avete appena sentito esprime proprio da profondo del suo pensiero. Grazie mille Francesca. Grazie. 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 Ok. Grazie. Aspetta. Ti accompagno. Grazie Presidente. Io intanto chiedo, è buio in sala per cui non vi vedo, però credo che ci sia qualche componente della Commissione Pari Opportunità dell'Ordine. Ho visto di sicuro la dottoressa Cecchetto, non so se sia arrivata anche la dottoressa Mazzarolo. Chiederei alle componenti della CPO di salire. Ah, ecco Cristina. Ciao, non ti avevo visto. Non ti avevo visto. E adesso chiedo di salire sul palco a Ermelinda Damiano, che è la presidente del Consiglio Comunale di Venezia e che vogliamo appunto qui con noi. Vi chiedo la cortesia di fare un passettino un po' più avanti, se no andate fuori dalle tutte le inquadrature. Sì. Presidente, lei in primo piano. Sì. Buon pomeriggio a tutte e a tutti. Intanto sono contenta di avere qui sul palco la Commissione Pari Opportunità, con cui ho avuto modo di interfacciarmi di recente, con le quali presto inizieremo delle collaborazioni importanti in città, quindi davvero è un bellissimo momento anche questo. Poi è la prima occasione pubblica per congratularmi a nome del Sindaco Brugnaro e di tutta l'amministrazione con rieletto Presidente Leoni, ma anche il Dottor Nicolin. Quindi vuol dire davvero che avete svolto un lavoro egregio nel vostro ordine e che è stato riconosciuto e che viene riconosciuto quotidianamente. E poi è grande l'emozione di questa giornata. Il Dottor Nicolin lo ricordava, un giorno di festa perché si vuole omaggiare e ringraziare chi ha speso una vita per la cura degli altri, la cura dei nostri cittadini, e lo fa ancora perché qualcuno sta continuando anche con le attività di volontariato, ma soprattutto per dare un grande augurio a questi giovani che si apprestano a svolgere una professione, è stata ricordata più volte ma è giusto ridirlo, comunicarlo di nuovo, è la professione più importante del mondo. È una professione che va valorizzata, una professione rispetto alla quale l'istituzione e la società civile deve davvero fare in modo che ci si ricordi quotidianamente del lavoro che svolgete per i nostri cittadini. Una professione nobile, è una professione che continua sempre, perché lo ricordava il dottor Leoni, si è medici per sempre. E forse abbiamo avuto l'impatto più forte, no? Anche il dottor Anelli lo ricordava, col Covid, però tutti gli episodi di violenza che insomma ascoltiamo nei confronti dei medici devono metterci in allarme, e anche noi come istituzione abbiamo un grande dovere di comunicare ai nostri cittadini che davvero ci vuole grande rispetto per questa professione, di cui personalmente provo una stima straordinaria. E in questi anni, nel mio piccolo, il dottor Leoni lo sa, dal 2015 a oggi abbiamo fatto moltissime attività con la nostra azienda sanitaria. Io porto una spilletta che è quella dell'Ottobre Rosa, è nato nel 2015, si è creata una rete straordinaria sul territorio fatta di medici, fatta di persone, di associazioni di volontariato, fatta di tante componenti che ha messo un pezzetto della propria competenza per parlare alla cittadinanza. E i risultati, l'obiettivo dell'adesione agli screening oncologici
oggi si vedono anche grazie a tutte queste attività di sensibilizzazione. E allora quel tassello che manca, ricordava il dottor Anelli, che è quello della comunicazione, perché voi dovete occuparvi della cura delle persone, credo che ogni comune, ogni città, ogni regione, la politica deve farsi carico di collaborare, affiancarsi alla vostra professione, proprio per arrivare a tutti i cittadini, ricordare quanto sia importante nel nostro, quando parliamo di ottobre o di prevenzione, la diagnosi precoce, così come l'adesione agli screening, ma in generale, insomma, prendersi un po' cura di sé e agevolare anche il vostro lavoro. Quindi un grande ringraziamento va a tutti i medici di questo territorio, perché siamo molto molto fortunati e dobbiamo ricordarlo sempre. Un grande ringraziamento alla Commissione, so che oggi verrà omaggiato anche il nostro centro antiviolenza, che è parte, l'altra parte del mio cuore, e quindi un ringraziamento va anche alle operatrici del nostro centro, che da ben 30 anni, è il primo centro antiviolenza pubblico d'Italia, accompagna le donne e i bambini in un percorso dolorosissimo e difficile, che mi emoziona sempre pensare, perché io sono sempre, insomma, con loro e davvero fanno un lavoro egregio su questo territorio. Grazie. Grazie Presidente. Io vorrei ringraziare la Presidente del Consiglio Comunale, Ermelinda Damiano, che svolge in maniera impeccabile da molti anni il suo mandato, ed è un mandato, potete immaginare, veramente impegnativo. Lei ha lavorato in giurisprudenza, però insomma è un incarico incredibile che ha ricevuto giovanissima, lo è tuttora, ma è veramente importante dal punto di vista proprio di un'attività politica di coinvolgimento. Ma non si ferma qui. L'avvocato Damiano, la famiglia Damiano, che è venuta qui tutta quanta oggi, che la ringrazio anche da questo punto di vista, si impegna anche per quanto riguarda la prevenzione, diciamo, con del tumore al seno, la prevenzione di oncologica e senologica, si è inventata un po' di anni fa, diciamo, questa attività dell'Ottobre in Rosa. L'Ottobre in Rosa che si è evoluta, si è moltiplicata, ha avuto un seguito, mi diceva prima, quasi 120 eventi nel mese di ottobre, d'accordo, dedicati a tutte quante le attività. Quindi, insieme alla Commissione per le priorità, alla fine con la dottoressa Cristina Mazzarollo, Alessandra Cecchetto e Emanuela Piai, in rappresentanza di tutta quanta la Commissione, noi le consegniamo questa targa di ringraziamento per quanto riguarda tutto quanto il lavoro che ha fatto fino adesso in confronto anche delle donne. Grazie. Sì, sì. Fermi un attimo che c'è una mano alzata anche in sala per il fotografo. A posto? Perfetto. Grazie mille, Presidente Damiano. E in realtà restiamo in ambito, perché in comune abbiamo tanti amici, devo dire. Tra l'altro oggi ne manca uno che per fortuna sua è in viaggio, che è l'assessore Venturini, che di solito è sempre qui con noi, e non ci potrà essere neanche l'assessore Mara, che avevamo invitato ma per altri impegni non è potuta essere qui, però abbiamo con noi Laura Besio, che è assessore ai servizi al cittadino, alle politiche educative e al personale del Comune di Venezia, appunto, che invito sul palco. Anche l'assessore ci accompagna spesso, insomma, nelle nostre attività, nelle nostre iniziative. Grazie. Un caloroso saluto a tutti. Naturalmente non posso che sottoscrivere quanto è stato detto prima di me dagli autorevoli interventi che mi hanno preceduta. Vi abbraccio tutti con affetto. È un'emozione essere qui di fronte a una platea davvero alta, come spessore proprio, di persone che hanno scelto come il servizio al prossimo, al più bisognoso, come mission della propria vita. Ma c'è una cosa che mi inorgoglisce, ed è quella di poter essere, in qualità anche di rappresentante dell'amministrazione comunale, testimonianza attraverso tutta una serie di iniziative che giustamente prima anticipavi, nelle scuole e non solo, anche con i ragazzi, qui parlo da assessore alle politiche educative del Comune di Venezia, che c'è
ci deve essere e ci sarà sempre, qui la ribadiamo anche come amministrazione, una straordinaria alleanza educativa tra istituzioni, azienda sanitaria e queste associazioni straordinarie che con persone straordinarie, scusatemi se mi ripeto, ma questo è l'aggettivo che rende al meglio quello che io sento nei confronti di queste persone, portano avanti davvero un progetto di vita. Abbiamo fatto degli itinerari, abbiamo svolto degli itinerari educativi molto molto belli che sono entrati nelle scuole, quindi uscendo anche dagli ambienti convenzionali con un linguaggio diverso, che hanno raggiunto i più piccolini. Io ricordo sempre che nelle scuole abbiamo dei piccoli cittadini, perché lì dentro sono degli studenti, sono dei piccolini da 0 a 6 anni, forse un po' di più nelle primarie, ma poi escono e con la consapevolezza che insieme sappiamo dare, sappiamo trasmettere, diventano dei cittadini che rendono buona la nostra comunità. Perciò davvero grazie di cuore, non mi sento di dire altro, sono onorata e emozionata di essere qui, grazie a chi viene, a chi va e anche a chi c'è stato. Davvero buona festa. Grazie assessore. Perché l'assessore Besio si è distinta per tantissime attività per quanto riguarda le politiche educative per l'infanzia, poi quest'anno abbiamo avuto l'onore di ospitare il congresso nazionale di pediatria, diciamo, per quanto riguarda il territorio, è stato fatto anche un evento in collaborazione con la RAI, con la RAI Gulp, per quanto riguarda le trasmissioni che sono di educazione per evitare gli incidenti domestici con i bambini piccoli. L'assessore è anche una mamma, ha due bellissimi bambini in età scolare, quindi coltiva anche quel tipo di problematiche, di situazioni. Ha portato delle scolaresche intere con i loro insegnanti, con il pediatra che poi è il protagonista di questa serie, che magari se avete voglia di vedere è sempre trasmessa su questi canali, diciamo, alternativi che fanno le politiche educative per l'infanzia, che sono estremamente importanti. E è stato un momento bellissimo perché, al netto di quelli che sono stati poi i contenuti del congresso nazionale scientifico del pomeriggio, la mattinata me la ricordo perfettamente per l'incontro tra i bambini interessatissimi per evitare di avere problemi poi a casa. Grazie mille Laura. Grazie, ti accompagno. Grazie assessore. E di sicuro grande supporto alle attività dell'ordine da sempre, arriva anche dalle due aziende sanitarie del nostro territorio. Il territorio veneziano è molto lungo, parte da Chioggia, arriva fino al Veneto orientale, e molto variegato, diversificato. Ci sono due aziende sanitarie che operano in questo territorio. La prima è l'ULS 3 Serenissima. Vedo in sala Giovanni Carretta, il direttore sanitario, che prego di salire sul palco. Buonasera, direttore. Buonasera a tutte, buonasera a tutti. Grazie dell'invito, grazie dell'organizzazione di questa giornata. Prima guardavo due notizie su questo teatro. Fino al 1818, quando è stato chiuso per editto napoleonico, si chiamava Teatro di San Luca. San Luca è il patrono dei medici, degli odontoiatri, ed è una figura importantissima a cui noi guardiamo, per cui sembra esserci un po' un filo trasparente, invisibile, che da 402 anni forse unisce questa struttura con chi come noi fa attività a servizio dei cittadini. Io devo dei ringraziamenti, magari sono un po' scomodi, ma devo fare dei ringraziamenti nella persona del nostro presidente, di cui siamo tutti molto orgogliosi. Io sono iscritto a un altro ordine, ma lavoro in questa provincia e sono molto orgoglioso di come Giovanni Leoni sta facendo il suo ruolo sia qui, per come ha svolto il suo ruolo in questi anni. Ha sempre saputo distinguere quello che è il ruolo di professionista, il ruolo di rappresentante sindacale e il ruolo di ordinista a livello nazionale, locale e nazionale. E lo ha sempre fatto con grandissima dignità, con grande professionalità e con grande capacità, mantenendo separati i messaggi, mantenendo separati quelli che possono essere i livelli di comunicazione. Facevo riferimento a ringraziamenti scomodi, perché guardate, quando arrivano attacchi alla professione, l'ordine non è un sindacato, è un ente ausiliario dello Stato, difende la professione e i cittadini. Qualche volta deve perseguire anche i medici, perché proprio ha questo tipo di mandato, quindi non è un compito facile, assolutamente, e svolge appunto funzioni che sono ausiliarie dello Stato.
E alle volte non è facile dire quello che si deve dire, e direi che il vicepresidente e il presidente in questi mesi e settimane hanno preso delle posizioni che non erano facili, diamo atto, erano anzi molto scomode, perché quando la categoria è stata oggetto di attacchi che io giudico fatti magari anche in maniera un pochettino così, forse un po' sì, non voluta, ecco, diciamo, hanno alzato la loro voce, l'hanno alzato forte, hanno difeso la professione, hanno difeso i medici, hanno difeso i professionisti sanitari. E io credo che questo sia un gesto di grande forza, di grande coraggio, che rende loro merito, veramente. Io volevo ringraziare assolutamente per questo. Ma volevo ringraziare in particolare anche il dottor Anelli, perché quanto è successo a Bari, parlo di violenza, d'accordo, è stato qualcosa di drammatico, soprattutto perché per la prima volta in Italia, dopo quello che abbiamo visto nella parata il 2 giugno, si è assistito a uno scenario nel quale di fronte a atti di violenza non c'è stata un'indignazione da parte di tutti. Ci sono state alcune frange che invece hanno detto, beh, in fin dei conti se le meritano, no? Qualche commento sui social che ha creato ancora più indignazione di quello che era successo c'è stata. E su questo il presidente Anelli è stato fortissimo nel guidare una scossa, un movimento che poi ha portato a quelle che sono le novità normative fondamentali, importantissime, a cui il Presidente della Sesta Commissione faceva riferimento prima, per cui un ringraziamento anche qui, non scontato, non dovuto, ma veramente molto molto sentito. Per cui grazie per come state lavorando a livello nazionale per tenere alto il nome del Servizio Sanitario Nazionale. Ricordo negli anni scorsi uno studio che era stato proprio commissionato dalla FNUCEO insieme al Censis, che diceva come ogni euro investito nel Servizio Sanitario Nazionale ne genera quasi due. È vero. Sarebbe bello che tutti si rendessero conto di questo, e quindi gli investimenti nell'ambito del servizio e non del sistema, del Servizio Sanitario Nazionale, credo dovrebbero continuare più generosi possibili, perché tornano a beneficio di tutti. Alla fine, scusate se porto i saluti da parte del direttore generale, dottor Edgardo Contato, che voleva essere qui, ma è stato trattenuto improvvisamente all'ultimo minuto e mi ha pregato assolutamente di portarvi il suo saluto, c'era anche l'anno scorso, e quindi vi porto il suo saluto con grande piacere, anche da parte del dottor Zuin, Massimo, che insieme a me e il dottor Antonio Hall costituiscono la direzione strategica dell'Ustra Serenissima. Grazie ancora e buona festa. Grazie. Grazie mille al direttore sanitario Giovanni Carretta, che oltretutto è un già segretario dell'Ordine dei Medici di Padova, quindi a tutti quanti gli effetti è un ordinista, e ha vissuto anche lui all'interno del suo ordine un bel percorso da questo punto di vista. Giovanni, vediamo, mi dicono che dovrebbe essere collegato con noi il dottor Mauro Filippi. Vediamo se ci riusciamo col direttore dovrebbe generale, esserci. Dottor Mauro Filippi, della AUS 4 Veneto Orientale. Eccolo, se ce lo mandano, lui non credo ci senta. Se dalla regia potete dire che è collegato e che ascoltiamo le sue parole. Sì, sì. Ecco, buongiorno, so che voi mi sentite, io non vi vedo, ma mi dicono al cellulare che riuscite a sentirmi. Innanzitutto buongiorno a tutti e grazie dell'invito, grazie al Presidente e al quale va il mio sincero apprezzamento per la riconferma sua e della nuova squadra che conferma l'attenzione per la professione anche con questa iniziativa che è, diciamo, una modalità per rinsaldare questo legame intergenerazionale tra professionisti ma anche tra diverse professioni, di cui vi è assolutamente la necessità in questo periodo così difficile. Evito probabilmente di dire le cose che chi mi ha preceduto e i colleghi che mi hanno preceduto avranno già detto, però ecco, accolgo veramente di cuore i nuovi laureati, i nuovi medici, e un saluto e un abbraccio invece ai tanti professionisti che sono già all'interno delle aziende nel sistema e che ogni giorno lavorano con passione con professionalità. Due battute veloci sulla necessità di essere squadra, ora come non mai, per le tante questioni che abbiamo aperte, importanti, dal tema della violenza, di cui si parla tutti i giorni, ma che sicuramente non vogliamo che sia risolta con una sorta di militarizzazione delle nostre strutture, piuttosto con la possibilità, lavorando
sulle nuove generazioni di recuperare un sistema che ci permetta e che vi permetta di lavorare serenamente e con il rispetto che ho dovuto ai professionisti che si devono occupare pienamente di cura ed assistenza e non della difesa. E la necessità anche di ridefinire probabilmente un rapporto con gli utenti e con i pazienti, che sicuramente non sarà più quello che poteva essere il rapporto di 20 anni, 30 anni fa, che qualcuno di noi ha visto e ha conosciuto, ma sicuramente che non può non essere un rapporto improntato sulla fiducia e sul rispetto della persona e del professionista. Il tema della valorizzazione economica e professionale, di cui da troppo si parla senza soluzioni importanti che tutti aspettano per recuperare un gap che ormai è molto ampio rispetto anche agli altri paesi europei, rispetto ai quali non abbiamo assolutamente nulla da invidiare, né sul piano formativo né sul piano professionale tutt'altro. E infine la sanità che sta cambiando. Da un lato il progressivo invecchiamento della popolazione, che ci chiede di proiettarci sempre di più verso una sanità del territorio, o dall'altro lato la necessità di cominciare a pensare seriamente alle nuove generazioni lavorando sulla prevenzione e soprattutto sulla alfabetizzazione delle nuove generazioni, perché la salute è un diritto ma è anche un dovere di ognuno di noi e di ogni cittadino, è un dovere rispettarla ed evitare che si generino situazioni che poi producono delle domande di salute che molto spesso sono anche poco appropriate e caricano i professionisti di responsabilità che avremmo potuto magari anticipare. E per fare questo, per questa trasformazione, servono sicuramente nuove strutture, servono nuove tecnologie, ma servono soprattutto professionisti, quali siete voi, con competenze anche digitali, ecco, avanzate, che vanno acquisite già durante la formazione universitaria. Chiudo veramente augurandovi una buona giornata, ecco, con l'invito ad essere protagonisti sempre di questo tempo, anche se è un tempo difficile, ovunque, nei luoghi di lavoro, nelle aziende, nella vita associativa, ordinistica, con le vostre idee, i vostri progetti, con la motivazione, con tutta la passione che avete, col lavoro quotidiano, per dare e per contribuire a mantenere l'enorme valore sociale che ha la vostra professione. Grazie a tutti ancora e buon pomeriggio.